società, eccetera. E in realtà è un discorso complesso e per me molto interessante, che forse magari così andrebbe in altre sedi approfondito. Posso dire soltanto che è una grazia, un dono, quando succede quella cosa che anche un po' per la velocità, per la rapidità della lavorazione si tende a perdere sempre di più, e a me manca tanto, anche perché io sono nato e cresciuto facendo questo lavoro con i miei amici. Cosa vuol dire avere un amico che fa il tuo lavoro? Ti scambi, ti dici le cose. Allora, la fortuna è di avere tante persone, ma in particolare avere una stima, un'affinità e anche un affetto, se mi permetti di dirlo, Laura, personale con Laura Toscano, e quindi l'idea di essersi rimbalzati, una cosa che quando succede è veramente un valore aggiunto per il professionista e per le persone, potersi in qualche modo sostenere, scambiare i diversi aspetti di quella basilare che è la scrittura della pagina e poi quella della scrittura dell'attore. E a noi ci è piaciuto poter avere quest'altra occasione di fare in qualche modo crescere e cambiare, perché è già passato questo personaggio, un personaggio che Laura un po' aveva già scritto, diciamo per me, nel senso che poi l'ho interpretato io nella provinciale, andato in onda su Rai 1 qualche anno fa, veramente ispirato a Moravia, ma scritto personalmente proprio con la sua passione, la sua perizia, da Laura, dove c'era questo commissario che ci è piaciuto disegnare in un certo modo, e avere la possibilità di ripeterlo cambiando gli ambiti, ma riprendendone i fili, immergendolo in un'altra realtà, è molto interessante per la scrittura di un attore, perché puoi ascoltare il personaggio, sapere che ha fatto in questo tempo, cosa prendere, cosa modificare, come lavorarlo. E in particolare in questa storia, dove apparentemente e nei fatti è un uomo di azione, di grande forza, in realtà, con questo suo dilemma di cui abbiamo già parlato, essere un uomo di giustizia più che un uomo di legge, lo mette in una funzione un po' diversa dai commissari abituali della nostra tradizione, lo mette molto in ascolto. Per arrivare dove vuole arrivare deve ascoltare, deve capire, deve intuire. E poi c'è una piccola sottostoria, ma direi con la P maiuscola, dell'incontro di questi due mondi, di queste due isole, di queste due solitudini, un incontro di queste due solitudini. Per cui il sentimento inafferrabile, sottile, che viaggia tra questi due personaggi, a un certo punto lo accenna soltanto e gli farà dire che magari, chissà, in un'altra storia, in un'altra situazione, forse questa storia di sentimenti, perché è una storia forte di sentimenti, avrebbe forse potuto avere più spazio. Magari poi spero di rifarlo ancora negli anni, sto commissario, cioè 20 anni che un po' doveva a finire. Allora, io colgo l'occasione per fare i complimenti a chi ha scritto, diretto, interpretato e prodotto questa bellissima fiction, che è piena di finezze. Ultima, adesso mi faceva pensare quello che diceva Enzo De Caro, le due solitudini, loro se lo dicono con gli occhi, fin dal primo incontro, Violante che guarda lui che guarda Violante, dicono già tutto. Allora, c'è una cosa, manca purtroppo comunque qui la Marinoni, che è la grandissima attrice che tutti sappiamo, e volevo chiedere a Laura Toscano se anche se questa madre, che tutto sommato non è la solita ricca borghese che si prende il capriccio di prendere la bambina, ma è una donna che a sua volta veramente ama quella bambina, per 3 anni ne ha cura, la cresce, tant'è che almeno in un primo momento la bambina riconosce in lei la vera madre. Ecco, questo amplia ancora il discorso, cioè la storia sugli affidi, la storia sul diritto di una madre indegna o comunque che la società giudica tale a lottare per avere una bambina, comunque sta bene dove sta. Quindi questo è un problema nel problema, vorrei sapere se viene sviluppato nella seconda parte oppure se questa madre abbandonata esce di scena così. Grazie. Dunque, sì, io ho
amato anche la madre adottiva che non ha colpa di questa situazione. In realtà mi sono posta un problema quando ho scritto la storia, cioè qual è il bene della bambina, perché questo è fondamentale. Noi adesso abbiamo ovviamente il personaggio di Maria che è centrale, tutti gli altri personaggi, però poi centralissima in questa fiction è la bambina, è Greta, Greta piccola, poi Greta che cresce. Perché? Qual è? I bambini in realtà vogliono essere amati, per cui è giusto che Maria si riprenda sua figlia, ma è anche giusto che i bambini abbiano una continuità di affetti, di abitudini. I bambini non perché dovrebbe? Lei vive in una famiglia in cui è amata, ha due genitori, certo ha perso la madre, per cui per lei è stato uno shock, però poi rivive una grande serenità di sentimenti, ha una scuola, delle amiche, ha dei rapporti, per cui la sua reazione nei confronti della madre è una reazione giustissima e giustificata nella storia. La rifiuta perché A, pensa di essere stata abbandonata, B, stava meglio prima che non in fuga con la madre, questo mi pare ovvio, ha dovuto di colpo abbandonare affetti, amicizia, calore, comodità, perché i bambini vogliono anche stare comodi. I bambini sono egoisti, diciamocelo, fuori da ogni retorica. Per quanto riguarda la madre adottiva, adesso senza svelare nulla dello sviluppo della storia, dirò che a volte l'amore fa anche sbagliare. Lei nella seconda parte sicuramente sbaglierà, però i suoi movimenti sono sicuramente dettati dall'amore. E che dire delle non posso dire nient'altro. Scusate, già hanno svelato tanto gli altri, non voglio dire nient'altro, scusate. Allora possiamo chiudere, abbiamo detto tanto, adesso insomma non ci resta che vedere questo bel programma sicuramente. E ricordo la data di messa in onda, che è 28 e 29 settembre, domenica e lunedì, su Rai 1 alle 21:15. Arrivederci. Amici di RV Casting, dopo la presentazione di Una Madre, il buon Enzo Di Carlo offrirà il pranzo a tutti noi, no, a me. La verità è che non sapeva come chiudere il servizio. Sì. Aveva detto, devo chiudere il servizio, non so come fare. E allora ci ha aiutato. Amici di RV Casting, alla prossima.